Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi andiamo a vedere qualche news interessante per quanto riguarda l'argomento più amato, ma anche più odiato di tutti, e cioè le schede video. Preparatevi perché ci saranno tre notizie abbastanza interessanti, due delle quali sono fondamentalmente una bella rivoluzione per quanto riguarda alcuni parametri delle schede video, un'altra è un po', sapete, qualcosina così, giusto per divertirci. Ma prima lasciamo la parola allo sponsor di oggi. Ok. No! Oddio, per sbaglio ho cancellato quel video importantissimo per questo progetto super mega importante. Se solo ci fosse un software in grado di farmi recuperare i file che ho definitivamente cancellato dal cestino. Ehi, aspetta un attimo, ma questo software esiste. E ora ve lo faccio vedere. Ed ecco a voi il data recovery di Tenorshare. Come potete vedere, appena aprite il software c'è un'identificazione dei dischi presenti nel vostro sistema. Ed oltre a recuperare i file cancellati in maniera definitiva, è possibile anche recuperare dati da un sistema in panne, riparare foto non riparabili e riparare video non riproducibili, che per noi YouTuber è qualcosa di estremamente utile. Ma vediamo un pochettino come funziona. Io vado su scansione, scansiono di nuovo perché ho fatto una scansione poco fa, scansiona tutti i tipi di file selezionati. E vediamo un pochettino cosa succede. Il software piano piano comincerà a cercare nei metadati o comunque nei dati ormai cancellati dal vostro cestino e riuscirà a ritrovare ogni singolo dato con le estensioni che avevate specificato prima. Ovviamente troverà file singoli, cartelle e tutto ciò che è passato per il vostro cestino anche molti, molti, molti mesi fa. Ad esempio, se io qualche tempo fa ho cancellato dati da Steam, mi farà accedere a tutte le cartelle con tutti i dati dei giochi che ho cancellato per sbaglio e una volta selezionati io potrò anche recuperare i dati di cui ho bisogno. Che dire, questo software è estremamente utile se col PC lavorate e siete diciamo un po' scordarelli e per sbaglio qualche volta cancellate dei dati che possono essere utili anche alla vostra attività. In descrizione c'è il link per scaricare il software, veloce, interfaccia bella, sicuro e facile da usare. Cosa aspettate? Cliccate in descrizione. Ok, dopo aver guardato lo sponsor, io vi consiglio di andare un attimo in descrizione perché c'è il gruppo Telegram delle offerte. Perché oltre ad esserci tra le migliori offerte presenti sul mercato dell'hardware, riuscite anche a trovare dei topic molto interessanti, e cioè build di PC divise per fasce di prezzo, per fasce di prestazioni e per marche di produttori. Quindi è qualcosa di interessante, c'è anche un gruppo di discussione in cui possiamo parlare, cose belle, veramente cose molto belle. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo subito a vedere la prima notizia di oggi, e cioè Acer, Predator, Acer per noi italiani, sta effettivamente mettendosi sul mercato delle schede video con una 4090 e una 7900 XT. No, è una RX 7900 normale. Ad ogni modo, queste schede video sono innanzitutto molto molto fighe perché presentano il logo della Predator, appunto, di Acer Predator. Però hanno una particolarità, e cioè hanno chiamato Gamer Nexus per testarle, per fare un tear down della scheda. Per chi non lo sapesse, il tear down è quando qualcuno di capace prende una scheda video, apre tutte le viti, svita tutte le viti e apre la scheda letteralmente per andare ad esaminare il suo interno. In questo caso possiamo vedere che la 4090 ha un sistema di dissipazione ibrido, e cioè è sia ad aria che ad acqua, a liquido per essere precisi. E cioè il cold plate che va a poggiare sulla GPU e sulle memorie RAM è collegato a sua volta a un radiatore al cui interno c'è appunto del liquido che sarà raffreddato dalle ventole presenti sulla scheda video. Ovviamente ci sono thermal pad dappertutto perché è normale, e Acer c'è da dire che quando deve fare le cose le fa bene o le fa uno schifo, però queste qui sembrano abbastanza carine. Per quanto riguarda la 7900, credo che la dissipazione sia sempre la stessa, cioè ibrida, radiatore, ventole. Vediamo il doppio connettore da 8 pin classico, senza tutte queste gimmick che Nvidia ha messo nelle nuove schede video, e nulla, effettivamente questo è un design che è già stato riproposto anni fa. Se non erro, EVGA ha fatto qualcosa di simile, ma anche Asus, forse con le Poseidon, no, con le Poseidon, con le Matrix, forse anni fa aveva fatto qualcosa del genere. E sinceramente parlando, non capisco perché, forse per il costo, quest'idea non abbia trovato spazio nel mercato fino ad oggi, però probabilmente la tendenza sta cominciando a cambiare, ecco.
Seconda notizia di oggi. Cooler Master ha stretto una partnership con PNY, famoso produttore di design terze parti per schede video, per creare una scheda video estremamente mega massiva. Per mega massiva intendo che stiamo parlando di una scheda video che sarà alta 4.5 slot, ed è tanto, credetemi, molto molto tanto, con uno spessore massimo di 8.9 cm, cioè stiamo parlando di una scheda video che praticamente sarà così. Come faccio più o meno a sapere che questi sono 9 cm? Non lo saprete mai, credetemi. Stupidaggini a parte, questa scheda video si chiamerà Berto e monterà due ventole Cooler Master per raffreddare tutta la grandezza, proprio tutta la possanza di questo design. Praticamente è una scheda che è anche più grossa della RTX 4080 Noctua Asus. Per farvi capire, quella è una scheda molto grossa perché le ventole sono grandi, deve mantenere RPM elevati ma comunque senza turbolenze, quindi si deve mantenere silenziosa, quindi deve essere grossa. Questa qui è ancora più grande, però solamente in spessore, perché in lunghezza raggiunge massimo 30.5 cm, quindi 30.5 non è tanto, 9 cm è tanto, si stanno ribaltando le leggi. Le ventole presenti sul corpo sono da 12 cm o 120 mm targate Cooler Master e fondamentalmente, da quello che mi ricordo, le ventole Cooler Master non sono affatto così male. Certo, ci sono ventole migliori, sarebbe figo vedere un design magari, ok, Noctua l'ha fatto, magari un design che mette insieme MSI e Be Quiet, sarebbe effettivamente una grande figata, oppure Thermalright sarebbe davvero una cosa molto molto interessante. Per adesso però ci toccano PNY e Cooler Master. Oltretutto anche Videocards prende un pochettino per i fondelli PNY, perché dice: questa scheda V, questa 4090 sarà chiamata Verto RGB Dual Fan, che in effetti è un nome molto corto per un prodotto PNY. Sappiamo che PNY nei propri prodotti mette dei nomi lunghissimi, ma va bene. La terza notizia è meno meme, è effettivamente qualcosa di interessante, e cioè Asus, nonostante tutto il casino che ci sia stato con le schede madri Ryzen 7000, sapete, il fatto di bloccare praticamente la tensione dell'SoC perché sennò i processori scoppiavano, vi ricordo Asus, quella Asus, sì, forse sta facendo qualcosa di interessante, e però sempre per tornaconto personale ovviamente, cioè sta sviluppando una RTX 4070 che non richiede alcun cavo di alimentazione. Le RTX 4000 sono state famose perché richiedono sto benedetto connettore che riesce a portare fino a 600 watt di potenza dal vostro alimentatore. E adesso Asus, dopo praticamente quasi un anno che queste schede sono sul mercato, dice: ma sai cosa? Ma quasi quasi no, io cambio tutto. E cioè si è inventata questa 4070 che, sempre grazie comunque all'efficienza, attenzione, dell'architettura Ada Lovelace, non richiede alcun cavo, cioè ha un doppio connettore PCI Express, o meglio un connettore PCI Express e un altro connettore che suppongo sia un PCI, che è in grado di dare tutta la potenza alla scheda. Ed è qualcosa che secondo me è inverosimile, è fantascienza. Però se lo dice Asus, probabilmente sarà vero. La scheda video in questione si chiamerà RTX 4070 Megalodon, che sta per, sapete, il megalodonte, il famoso squalo preistorico. Non so perché forse c'ha un altro dente, non lo so perché. E comunque richiederà una scheda madre custom, cioè una scheda madre che solo Asus, a quanto pare, potrà produrre per i primi tempi per poter essere utilizzata. Perché appunto la scheda madre classica richiede solo uno slot PCI Express per attaccare una scheda video. Per attaccare invece questa scheda video, la Megalodon, serviranno due slot, uno slot PCI Express e un altro slot PCI. Quindi diciamo che Asus se la suona e se la canta da sola, davvero una gran figata, ma cosa ne pensano gli altri? Ok, sappiamo che Asus è una delle migliori produttrici di schede madri al mondo, non migliore, è una tra le prime per quanto riguarda la quantità di schede madri prodotte al mondo, però diciamo, credo che altri produttori non siano troppo d'accordo, cioè dover cambiare il design che è stato stabilito, che ormai si è cementificato per anni, solo perché Asus ha detto: ma quasi quasi io ci metto
un'altra cosa su una scheda video, e soprattutto Nvidia, perché Nvidia ha appena rilasciato una nuova versione del famoso connettore che può portare fino a 600 watt, che non ha tutti i problemi, cioè non si surriscalda, non esplode, e quindi penso proprio che Nvidia, non per quanto lasci comunque, sapete, libertà di esplorazione ai partner di terze parti, non credo che sia così contenta per questa cosa, perché dice sì, bene, e noi sti cavi comunque li dobbiamo vendere. Ad ogni modo, da questo PC di prova che state vedendo in sovraimpressione, capiamo che il concept è interessante, assolutamente, qualcosa di estremamente figo e estremamente di design, perché non c'è alcun cavo che dà fastidio, non c'è un cavo che può essere piegato contro il vetro, quindi che può portare malfunzionamenti, esplosioni, fuoco, casualissimo, all'interno del case, e probabilmente un altro dente che va a infilarsi nello slot PCI potrebbe anche risolvere un pochettino il problema, sapete, delle GPU che saggano, cioè che sono un pochettino inclinate, sebbene, come possiamo vedere nella foto, il supporto per mantenere la GPU è ancora installato, quindi il tempo ci dirà. Ebbene, queste erano le news di oggi, episodio interessante tutto a tema schede video, abbiamo anche riso effettivamente quando Videocards ti prende in giro, sto parlando di te PNY, cioè effettivamente due domande uno se le fa, però il fatto che si stia cercando di ovviare ai problemi che sono stati portati dalle nuove architetture di GPU mi fa ben sperare per il futuro. E forse probabilmente anche i produttori primi di GPU, sto parlando di Nvidia e AMD, diranno ah cavolo, forse prima di metterla sul mercato dobbiamo un attimo fare più qualche test, fare cose. Comunque, fatemi sapere qual è stata la vostra news preferita, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, in descrizione c'è il gruppo Telegram delle offerte, passate a dare un'occhiata, passate a salutare, io tanto sono lì, e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!